Ciao a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato. Oggi notizie greve e il mio tono ne sarà conseguente, cercherò di essere, diciamo, compassato per parlare di questa cosa di cui stanno parlando in molti, ovvero questo sommergibile turistico che portava, a questo punto si può dire, le persone sott'acqua a migliaia di metri di profondità per visitare il relitto del Titanic e poi tornare in superficie, cosa che purtroppo l'ultima missione ha fallito nel completare, ovvero il rientro. Non sappiamo, si sono perse le tracce di questo sommergibile, sapete benissimo che tutti i giornali ne stanno parlando, eccetera. Ne parlo anch'io perché c'è una questione importante da affrontare, una questione fra l'altro che diciamo ricorre spesso fra gli argomenti che affronto, e in questo caso purtroppo torna di nuovo. Io finché non avevo capito certe cose, la cronaca nera, se vedete Scazzo Moderato, non la affronta quasi mai. Cioè, l'unica volta che ho parlato di persone morte è stato adesso di Berlusconi, evitando di criticarlo, visto che l'ho già fatto in tante altre occasioni, per rispetto alla sua morte, e pochissime altre volte. Ora partiamo da quello che erano. Vi do una panoramica generale, magari anche per chi non ha letto molte cose, visto che io invece ho letto svariati articoli sull'argomento perché mi incuriosiva. Comunque è una cosa, diciamo, che ha a che fare anche molto con tecnologie molto avanzate, perché andare a 3000 metri di profondità non è una cosa che può fare chiunque. E sono venuto a scoprire, leggendo vari articoli, per esempio, che c'erano molti problemi di sicurezza, al punto, per esempio, che un riccone che era andato a fare questa esperienza, perché il biglietto può arrivare a costare 250 mila dollari, quindi è roba per gente che sta veramente molto bene, ha raccontato che lui è arrivato lì dopo aver versato una caparra di 100 mila dollari. Poi ha fatto tutta l'introduzione ai mezzi, a quello che sono le procedure, questo e quell'altro, e lui ha detto: fermi tutti, grazie di avermi spiegato come funziona tutta la questione, adesso che l'ho capito io lì non ci salgo. Perché manca sicurezza? Perché i vostri protocolli di sicurezza non sono adeguati. Fra l'altro, se qualcosa va male, non c'è neanche delle capsule di espulsione che ti possono portare via da quella roba lì, quindi non c'è un piano B, ok? Altre persone che invece l'hanno fatto, però tornati su, hanno detto che quando erano giù si sono preoccupati molto. C'è un'altra testimonianza di un tipo che è andato sotto, ha detto che arrivati giù ad un certo punto le batterie si sono scaricate di colpo. Questo Titan ha due batterie, una delle due è andata a zero e l'altra era andata al 40%. Ora, l'attività include che una volta arrivati in profondità dovrebbero fare quasi 4 ore intorno al relitto del Titanic per far vedere vari punti, ovviamente, così la gente dalle finestrine del sottomarino si fa le sue belle foto, si fa il selfie, quello che vi pare a voi. In realtà, trovandosi con la batteria di colpo al 40% e una sola su due funzionante, hanno detto: sai che c'è? Torniamo su subito, quindi l'attività invece che 4 ore intorno al Titanic è durata un'ora sola. A questo aggiungiamo anche, per esempio, questo titolo di agi.it che dice, e l'avrete trovato, questo si è visto su tutte le prime pagine dei giornali, un dirigente della Ocean Gate disse che il Titan non era sicuro e fu licenziato. Quindi questo David Lockridge disse che le procedure di sicurezza non erano adeguate e che le certificazioni che riguardavano la struttura stessa del sommergibile, perché qua più vai sotto, più la pressione aumenta, quindi più la struttura del sommergibile deve essere potente per resistere alla pressione di 3000 metri e passa di acqua. A quello che ho capito sono quasi 4000. Cioè, se voi avete mai provato a buttarvi in una piscina da un trampolino un po' alto, vi rendete conto, o anche solamente nuotando un po' velocemente, che solo quando vai sotto di 2 metri già inizi a sentire la pressione sulle orecchie.
immaginate, se 2 metri vi fa già pressione sulle orecchie, immaginate 3.000 metri, che roba può essere, ok? Ora, quindi abbiamo questo David Lockridge, assunto nel 2015, lavora per 3 anni, nel 2018 viene licenziato. Noi non sappiamo, forse non lo sapremo mai, o forse lo scopriremo se un giorno verrà trovato il relitto ancora integro, magari dentro un cellulare con una memoria di qualcuno che ha firmato le sue ultime terribili ore di vita, perché io, se dovessi scegliere, preferirei morire di colpo piuttosto che stare 24 ore chiuso in un sommergibile mentre vedo la lancetta dell'ossigeno che scende. Penso che sia stata un'esperienza drammatica e per cui mi dispiace un casino e c'è tutta la mia solidarietà. Quindi non sappiamo cosa è successo. Però una cosa la sappiamo, ed è qui che viene la mia riflessione importante su tutta la faccenda. Andiamo su questo articolo in inglese e ditemi voi se qualche giornale ne ha parlato anche in Italia, perché io non ho visto commenti su questa cosa, ok? Allora, questa qui è la foto dell'amministratore delegato della OceanGate, che si chiama Stockton Rush, ok? Il signor Stockton Rush, durante una riunione su Zoom, l'app quella per fare riunioni che è diventata famosa dopo il lockdown, quando tutti erano chiusi in casa, quindi ha iniziato a usare Zoom, nel 2018 licenzia una persona che non gli piace perché fa troppi commenti strani, ok? Nel 2020, durante una riunione su Zoom, un anno e mezzo dopo circa, dice: quando ho cominciato questo business, una delle cose che ho scoperto è che lì fuori sul mercato ci sono tanti operatori sub, ma tipicamente sono tutti ex militari sommozzatori. Quindi ti trovi questo mega gruppone di cinquantenni bianchi. Io invece volevo qualcuno che fosse giovane e che fosse di ispirazione, che inspirational, ok? L'ho sottolineato qua. Come farò a essere di ispirazione per un sedicenne se ci schiaffo un pilota cinquantenne, ex militare sommozzatore bianco? Ecco, io cerco di portare rispetto a una persona che probabilmente è appena morta, come ho portato rispetto a Berlusconi, malgrado l'ho criticato 150.000 milioni di volte in passato. Però è difficile non dire cosa penso io di un cervello che è stato completamente frullato dalle idee progressiste, woke, stupidiste, giovaniliste e razziste contro i bianchi. Perché in poche parole questa persona ha esplicato la sua cultura politica, l'ha spiegata perfettamente, che è la stessa che io vi ho mostrato in altre occasioni, come quando, parlando più di un anno fa di una delle più grosse compagnie aeree americane, i geni se ne sono venuti fuori dicendo: noi adesso in accademia prenderemo solamente gente di colore o non eterosessuali perché ci vuole più diversità. Gente che ha in mano la vita di più di 300 persone su ogni volo che gli parte, gli partiranno 30-40 voli al minuto, si preoccupa di avere non il pilota migliore, ma il pilota meno bianco e meno eterosessuale. Ed è la stessa identica forma mentis, la stessa idea che ha corroso il cervello dell'amministratore delegato della OceanGate. Ora, con questo non voglio dire che sia per questo che sia successo l'incidente, non lo sappiamo. Non voglio dire che tu in automatico, se sei bianco eterosessuale, sei più bravo. Ma possiamo dire che un cinquantenne che ha fatto il militare e fa quel mestiere da tutta la vita è molto più bravo di un 25enne. La sinistra purtroppo vive di giovanilismo. I giovani sembra che siano portatori di una verità superiore, bravi solo loro. Guardi, in televisione ti vedi adesso
le trasmissioni televisive sono infestate dagli sbarbati di ultima generazione, gente che fino a 5 anni fa giocava con le bambole e quando ha smesso di giocare con le bambole ha passato gli ultimi 5 anni a guardare video su TikTok, quindi non sa niente della vita, e vengono incensati. E ti trovi gli amministratori delegati che ti dicono sta roba qua. Ora, se andiamo a vedere qual è il background, l'esperienza di questo del sommozzatore licenziato, perché lui rompeva troppo le scatole sulla sicurezza, abbiamo proprio un pilota di sottomarini ex militare, sommozzatore scozzese. E guardate un po', guardate la faccia, cinquantenne, bianco. Quando c'era il cinquantenne bianco, il sommergibile non cadeva, anzi lui continuava a spingere e rompere le palle per avere più misure di sicurezza. Ripeto, non voglio mettere le due cose insieme perché non lo sappiamo, però io quello che so e che sono certo è che l'amministratore delegato, questa persona qui che adesso è in fondo al mare, gli auguro di essere ancora vivo e magari di essere ripescato in questi minuti, non lo so, lui era un razzista progressista, malato di idee woke che rovinano le aziende. Questo è quanto. Parole sue certificate, ci sono i video di lui che su Zoom dice: volevo gente che sia di ispirazione, e di sicuro non è di ispirazione, un cinquantenne bianco non lo è. Tu hai in mano la vita di 4, 5, 6 persone, le stai portando a 3000 metri di profondità e ti preoccupi dell'età e del colore della pelle del tuo pilota. Siamo in un mondo alla rovescia, siamo in un mondo che è completamente disfunzionale. Ribadisco la cosa, se avete letto questa cosa su qualche giornale italiano fatemi sapere, perché io non l'ho vista, anche se come sapete leggo più roba straniera che italiana, quindi potrebbe essermi sfuggito, non lo so. Però se questo video vi è piaciuto e se lo spunto di riflessione su questa cosa qui lo trovate importante, vi invito come sempre a mettere un bel mi piace su questo video, condividerlo per far girare il più possibile, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Detto questo, con tutta il mio cordoglio anche per lui, per il rispetto delle persone che magari in questo momento stanno soffrendo, preoccupate per un loro caro che è sparito, però ci sono tante cose che non vanno bene in quello che questa persona ha detto e questa persona ha fatto. Ci vediamo al prossimo video, state informati, ciao!